pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Primo tempo tra Barcellona e Diavoli Rossi. 2-5 il parziale dopo questi primi 25 minuti di gioco. Andiamo un po' dal portiere del Barcellona. Portiere, una partenza molto contratta la vostra, non è da voi, possiamo dire così? Sì, siamo un po' stanchi, giochiamo ogni 3 giorni, quindi un po' carico di stanchezza accumulato in settimana. Sì, sì, abbiamo una forte assenza, Santoro. Si sente tanto. Nel secondo tempo provate a cambiare qualcosa? Cerchiamo di fare di meglio. Mi sono un pizzico, magari un po' più di freddezza sotto porto, visto che sì, è un po' sbagliato. Sì, ci mancava un po'. D'accordo, in bocca al lupo. E invece da uno dei Diavoli Rossi, veramente indemoniati stasera. Siete davvero molto cinici sotto porta. Sei 3 gol sopra. Piuttosto giusto alla luce di quello che si è visto in campo. Sì, sì, dobbiamo continuare a fare così, a fare altri gol, non dobbiamo più prendere gol. Magari avete concesso qualcosa agli avversari, sì, sì, anche qualche disattenzione, qualche passaggio lì dietro. Nel secondo tempo cambierete qualcosa, no, provate a gestire o a incrementare. Così. Continueremo a giocare così. D'accordo. Ciao ragazzi, siamo qui nella seconda giornata di Summer Cup del girone A, siamo con i migliori in campo di un bellissimo pareggio. 5-5 tra Barcellona, il cui presente Oreste D'Angelo, migliore dei suoi, e Luca Catignani, migliore di tutto il match con la sua tripletta per i Diavoli Rossi. Partita finita 5-5, Oreste, partiamo proprio da te. È più un punto guadagnato o il rimorso dei 2 punti persi, secondo te, per come è andata? Penso che è un punto guadagnato per entrambe le squadre, perché il primo tempo hanno giocato prevalentemente loro, il secondo abbiamo recuperato, loro hanno fatto qualche contropiede, comunque meritavano pure qualche gol. Noi siamo stati bene, siamo stati bravi a mantenere i gol subiti e a fare 4 gol di svantaggio. Un po' di amarezza perché sul finale c'è stata una grande traversa di Luca Pistone. Sì. A volo, una perla ogni partita la fa, nonostante la fa. Ci martella una partita intera, urlarci in testa. Per fortuna degli avversari ha preso soltanto la traversa. Il Barcellona comunque dopo la prima vittoria, giusto? La prima partita avete vinto. Sì. Adesso si porta a 4 punti, comunque pensa prima alla vetta. Quindi qualificazione diretta nel girone come alla Soccer Cup e poi si giocarsi tutto nella fase finale. Pensiamo ogni partita, l'obiettivo è vincere ogni partita e pensare che se perdiamo veniamo eliminati, perché alla fine superare quindi il girone è... sono soltanto 5 partite, sì, sono superare meno. Il girone è facile, poi tutte vincere la fase finale, sì. Oreste, allora in bocca al lupo a Barcellona, speriamo che continuate così che sono almeno forti. Sul piano del gioco, complimenti anche a te per il fair play. Luca Catignani, grandissima tripletta per te, una faccia nuova ai nostri tornei, una bella squadra corretta che gioca a calcio e pensa a chiacchierare molto poco, una cosa apprezzata molto da noi e nelle nostre selezioni che facciamo per i tornei. Luca, raccontaci un po' la partita, tu come l'hai vista? Niente, l'ultimo tempo l'avevamo dominato, quindi siamo spingiti di 5-1, è stato un peccato pareggiare 5-5 al secondo tempo perché abbiamo sprecato molto. Siamo una squadra nuova, quindi abbiamo anche sofferto su questo piano. Loro erano una squadra abbastanza compatta, si vedeva, si conosceva parecchio. Giocano da tempo, sì. Sì, sì. Erano bravi, hanno sprecato anche loro un gol per il 6-5 alla fine, però... Ne avete sprecato una testa, uno caito, angolata, sì. Troppo, ma non era facile. No, parecchi gol abbiamo sbagliato sotto porta, però anche loro portiere era abbastanza bravo. Luca, senti, questi Diavoli Rossi... vogliono dire la loro nel girone e nel torneo sicuramente. Secondo te come un pronostico, come ti piazzerete? Io spero di passare almeno il girone, poi da lì diremo la nostra con tutte le altre squadre. Che ricordiamo le prime classificate dei 3 gironi passano direttamente, più la migliore seconda. Quindi eventualmente volete passare direttamente ai quarti di finale. A questo, sì. Perfetto, Luca, allora in bocca al lupo e complimenti. Prego. Ancora. Chiudiamo con una dedica, un ringraziamento per questa medaglia. La dedico alla mia squadra. La faccio Stefano Falco. La dedico alla mia squadra che ci ha messo cure, peccato solo per il pareggio. Perfetto, in bocca al lupo.